Oggi concludiamo questa settimana dedicata al volontariato Azioni Solidali 2021, la conclusione di una settimana della mostra, ma soprattutto un momento dove le associazioni più importanti della nostra città si raccontano e danno appunto una promozione del volontariato e dell'importanza di questo per la vita quotidiana di tutti quanti noi. Si sono raccontate scegliendo ciascuna un oggetto simbolo le associazioni di volontariato che hanno concluso oggi la mostra La Comunità si racconta. Sono state oltre un centinaio le congregazioni coordinate dal Centro di Servizio per il Volontariato che hanno dato vita per oltre una settimana alla promozione della loro attività nel corso della manifestazione Azioni Solidali 2021, un'edizione molto seguita anche dalle persone comuni, molte delle quali sono state aiutate nel corso della pandemia. Noi siamo l'associazione dell'anno per la città di Vicenza, un anno intenso, un anno in cui abbiamo risposto all'emergenza Covid che non è ancora finita. Cerchiamo di fare in modo che il tutto diventi una cosa da ricordare e che soprattutto si volti definitivamente pagina. Da Vicenza è arrivato anche il sostegno per la candidatura presso l'UNESCO affinché riconosca il volontariato come patrimonio immateriale e culturale, un riconoscimento che il mondo della politica vicentina ha già voluto tributare. È la spina dorsale della nostra società senza la quale non potremmo organizzare servizi sociali, servizi educativi, servizi di assistenza alle persone, ed è giusto che l'amministrazione locale, e qui Matteo Tosetto come assessore ha fatto molto, stia vicino alla grande disponibilità delle persone che sono i protagonisti del volontariato anche vicentino. L'importante è che il mondo del volontariato sia anche supportato e che abbia giusti riconoscimenti. Poi, se voglio dire anche e fare un inciso, visto che si parlava quando con le richieste di autonomia differenziata i veneti erano accusati di essere degli egoisti, credo che questi numeri invece dimostrano esattamente l'incontrario. La richiesta forte di autonomia del Veneto va perfettamente a pari passo con questo grandissimo spirito di civiltà, di società che abbiamo.